La prima cosa, giro i complimenti ai ragazzi, perché io onestamente non ho fatto niente, ho guardato la partita dalla panchina e i ragazzi sono stati grandi, perché portare via un punto qua contro una squadra che probabilmente farà da protagonista in questo campionato quasi sicuramente è qualcosa di grande per tutto quello, no, che abbiamo dovuto affrontare in questo mese. Quindi complimenti vanno a loro. La partita è stata rammaricato, sono contento per il punto. Certo, nell'occasione del gol potevamo essere un po' più attenti, ecco, e dispiace, però va bene così, non è, siamo molto contenti del risultato. Veramente l'approccio alla gara è stato fantastico. Abbiamo fatto i primi 10-15 minuti, i ragazzi erano eccezionali. Dopo è inevitabile che venisse fuori la qualità del Bari. Hanno giocatori importanti in tutti i reparti del campo e ci siamo difesi bene. In fase di possesso, naturalmente, dobbiamo migliorare, ma questo non lo scopriamo oggi. Siamo una squadra in fase di costruzione, siamo una squadra nuova per certi versi, no? Con tutta una storia nuova, e quindi credo che sia un processo di crescita che dovremmo essere bravi a migliorare il più velocemente possibile in quella fase. La fase di non possesso già è ottima, e poi certo, non concedere neanche una palla gol era quasi impensabile. Il processo si ha ancora tutto da scoprire, nel senso che questa squadra, secondo me, ha tanto potenziale ancora da esprimere. Questa squadra non si sta esprimendo al massimo il proprio potenziale. È un percorso, è un processo, soprattutto oggi abbiamo visto in certi momenti della partita andare in vantaggio 1-0, paradossalmente è ancora più difficoltoso poi la gestione dei minuti successivi, perché lì fa parte della maturità di una squadra che ripeto, ci vuole tempo, ma questa squadra ha tanto potenziale ancora da esprimere. Dobbiamo lavorare, c'è tanto lavoro che ci aspetta, quotidiano. La fase di possesso è da migliorare, la fase difensiva bisogna continuare a lavorare su questa strada. L'aspetto mentale mi è piaciuto della squadra perché, insomma, sono rimasti attaccati alla partita, non hanno concesso poco, e questo significa che già da quel punto di vista la squadra si sta formando, ma già in maniera veloce. Lo stravedo per questi ragazzi, sono veramente entusiasta ed eccitato di allenare questa squadra, perché credo che abbia tanto potenziale, e quindi sarei contento comunque. Poi vediamo domani quello che succede. Non vedo l'ora che finisca il mercato, quello sì. Onestamente, la prestazione di Diakité è stata buona nel secondo tempo e secondo me non proprio sufficiente quella del primo tempo. Non ha approcciato la gara nella maniera giusta. Io mi aspetto molto di più da lui, mi aspetto molto di più dal punto di vista dell'attenzione durante gli allenamenti, perché è un giocatore che ha grande potenziale, come dice lei. C'è potenziale. Il discorso è arrivarci a massimizzare quel potenziale in un processo di miglioramento. E la costanza nel rendimento delle prestazioni, e quello fa parte del lavoro quotidiano. I ragazzi stanno seguendo, quindi io ho molta fiducia che possano riuscire a esprimere il loro potenziale. Abbiamo dei giocatori validi anche fuori che non hanno giocato, tipo Soprano, tipo anche Iotti, che oggi era fuori, che per adesso non ha giocato mai, e mi dispiace. Abbiamo Trasciani, che è giovane, ha grande potenziale anche lui. Sono molto contento dei miei ragazzi.